un bel sole bacia Arezzo per questi ultimi giorni dell'anno e dobbiamo riconoscere che effettivamente i numeri che ci sono stati insomma raccontati dalle statistiche di un aumento di presenza turistica nella nostra città sono testimoniati proprio anche dalle nostre interviste. Adesso noi ci troviamo in Piazza Grande, una delle parti più belle del centro storico aretino, e allora andiamo a sentire i turisti perché hanno scelto Arezzo e quanti giorni hanno deciso di trattenersi. Veniamo da Parabiago, in provincia di Milano. Quanto vi trattenete? Ci siamo trattenuti 3 giorni. Perché avete scelto proprio Arezzo? Perché è una città che non abbiamo mai visto e ci interessava di vederla e l'abbiamo visitata, insomma. Però per Capodanno si torna a casa? Per forza, per forza con gli amici. Viene da? Milano. Quanti giorni si trattiene? 3 giorni. È una bellissima città assolutamente da scoprire. Diciamo, rispetto alla stazione qua cambia totalmente, soprattutto questa piazza che è molto particolare, soprattutto per la sua inclinazione. Da dove venite? Da Ravenna. Quanto rimanete? 3 giorni. Una bella permanenza. Sì, sì. Come mai avete scelto Arezzo? Perché ci piace tutta la zona delle foreste casentinesi, quindi abbiamo già visto altre volte. Oggi ne approfittiamo della tranquillità del bel ponte, insomma. Chiedere da dove arrivate? Da Fabriano. Quanto avete scelto di trattenervi ad Arezzo? No, noi siamo arrivati il 28 fino al 30. Ripartiamo stasera. Danno si fa a casa comunque. Sì, esatto. Che ne pensate di Arezzo? È carina. Proprio bella. Abbiamo iniziato a vederla adesso, veramente molto bella, sì. Capodanno quindi si fa comunque a casa con gli amici, con la famiglia, e allora sentiamo gli aretini invece proprio per il loro Capodanno, come vivono insomma questo momento, che cosa buttano soprattutto dell'anno vecchio, questa è una tradizione che si rinnova tutti gli anni, quindi cosa si butta dalla finestra e cosa ci si augura invece per il 2017. Ma non ci lamentiamo, per quello non butto niente. È tutto utile, anche qualcosa di cosa si vorrebbe al solito, anche alla mia età, salute e pace per tutti. Oddio, l'anno non è stato dei migliori, il 2016. Per il 2017 spero tanta pace e serenità, perché è un momento critico per tutti e spero che sia più sereno del 2016. Tengo tutto, mi è piaciuto tutto. 2016 tengo la salute e lavoro, e butto tutte le porcherie che si vedono in giro, guerre, corruzione, tutto lo schifo che si vede via via in televisione, ma anche nelle realtà nostre, purtroppo. Tengo la famiglia e lascio un po' tutto quello che cerca sempre di tenerti un po' giù e che insomma non ti fa star bene, perché insomma certa negatività a volte insomma va scansata, ecco. Non voglio buttare niente, voglio tenere tutto quello che ho, che per vedere di recuperare il meglio di quello che abbiamo.